Ok, quindi parliamo di lichen vulvare e soprattutto vorrei concentrarmi sul miglioramento dei sintomi, che è quello che, data la patologia che è, quindi come vi dicevo, una patologia autoimmune, noi possiamo lavorare sul miglioramento dei sintomi, quindi non tanto sulla guarigione di questa malattia che purtroppo insomma, non è possibile. Quindi questi autoanticorpi, quindi che scambiano le cellule sane come bersaglio e quindi vanno ad attaccare i tessuti sani dell'organismo. È un processo che coinvolge la pelle e i tessuti sottocutanei. I sintomi più comuni sono il dolore, il prurito e proprio come il caso di sua moglie, non so perché l'ho messo. E quindi come qua vedete sono donne, sento molto disturbato. Scusate, riuscite a sentire l'audio? Scusate. Riesci a sentire gli audio? Se mi vedete. Ok, ci riprovo. Scusate, Quindi, ho dovuto mutare tutti. sì, grazie. Quindi, come vedete qui, vedete diverse foto di miei pazienti di età completamente diverse. Quindi, purtroppo andiamo da età anche molto giovani, di 23-24 anni, fino a donne più anziane, fino a 70 anni. Come vedete, il lichen fa dei danni molto importanti. La diagnosi di questa patologia è di tipo dermatologica o ginecologica e i mezzi più utilizzati sono la biopsia, che sarebbe il mezzo, diciamo, più opportuno, ma molte volte già con una vulvoscopia si riesce a identificare questa patologia. Che cosa fa il lichen? Fa una trasformazione, quindi la cute diviene rigida e secca, le labbra si assottigliano progressivamente, l'entrata vaginale si restringe. Un quadro clinico che insieme al dolore, al prurito, costituisce un vero e proprio ostacolo nei rapporti, quindi la vita sessuale viene molto limitata e come vi ho detto può colpire le donne in tutte le fasi dell'età. È ovvio che è una patologia molto più accomunata nella donna in menopausa, ma stiamo vedendo negli ultimi anni anche donne molto giovani. Questa foto che vedete è una ragazza di 23 anni che viene in visita per un post-parto cesareo. E lei non sapeva minimamente di avere questa condizione, ma dalla visita per il postparto, diciamo, ho trovato insomma questa condizione, quindi con lo step che vi dicevo della vulvoscopia, eccetera, ha confermato un lichen. Le proposte terapeutiche ad oggi, secondo letteratura, secondo protocolli, sono una terapia sintomatologica, quindi unguenti ed emollienti nel momento appunto della fase acuta della malattia, l'utilizzo di cortisone, i protocolli suggeriscono giornalmente in fase acuta e poi per i mesi successivi andando piano piano a scalare. Vengono utilizzati anche immunomodulatori topici, antagonisti della calcineurina, viene effettuato anche un intervento chirurgico rigenerativo e ricostruttivo con il PRP e l'ipofilling, viene fatta la fisiochinesi terapia per un obiettivo funzionale che adesso vi spiego meglio e poi abbiamo ad oggi in conoscenza alcuni studi di terapie fisiche come il laser, la radiofrequenza e l'elettroporazione. Vogliamo quindi introdurre una nuova proposta terapeutica per il trattamento dei sintomi del lichen e soprattutto delle lesioni da lichen, che sono molto spesso lesioni da grattamento, perché questa patologia crea tantissimo prurito, quindi anche notturno, quindi la donna molte volte non si rende conto dei danni che si fa la notte grattandosi, oppure anche da quelle macchie bianche in fase acuta che potete vedere che vanno poi a sfociare in lesioni vere e proprie. Quindi per trattare questa patologia così complessa è molto importante un team, quindi il dermatologo, il ginecologo, il chirurgo plastico quando c'è necessità di questa fase rigenerativa.
La fisioterapia del pavimento pelvico, per quello che vi spiegavo, il mantenimento dell'elasticità dei tessuti, il nutrizionista, perché essendo un autoimmune, si è visto che ci sono dei cibi che possono in qualche modo aumentare o migliorare, diminuire i sintomi, e psicoterapeuta, perché è comunque una patologia che lede molto la qualità della vita. L'obiettivo terapeutico è quello di ridurre i sintomi come prurito, bruciore, irritazione, secchezza, la dispareunia, la funzionalità vulvo-vaginale, il controllo nella fase attiva della malattia, quindi la fase acuta, e il mantenimento nella fase di plateau, perché è una malattia che da quando insorge accompagnerà la donna in tutta la vita. In realtà colpisce anche l'uomo, ma dà, diciamo, danni funzionali un po' meno importanti, anche se sintomi come prurito e bruciore sono assolutamente anche presenti nell'uomo. Quindi la relazione di questa sera viene da una proposta di trattamento che ho presentato quest'anno, proprio nel 2021, al convegno nazionale della SIUD, dove appunto ho portato questo studio dell'utilizzo dell'ossigenoterapia per il trattamento delle lesioni da lichen. Allora, l'obiettivo terapeutico nel lichen è assolutamente quello funzionale. Funzionale vuol dire mantenere diciamo, un ingresso vaginale elastico per il discorso ovviamente urinario, ma anche per il discorso sessuale e anche screening ginecologico. Quindi una donna che comunque deve continuare a fare le sue visite ginecologiche, speculum, pap test e quant'altro. Quindi è estremamente fondamentale mantenere una buona elasticità e apertura dell'ingresso vaginale. Poi abbiamo un obiettivo terapeutico qualitativo sintomatologico, quindi della qualità dei tessuti e della sintomatologia. Vedete qui in questa foto una lesione, per esempio. Quindi l'obiettivo funzionale abbiamo detto che lo otteniamo grazie diciamo, a delle manovre di fisiochinesi terapia. Questo è uno studio che avevo pubblicato 2 o 3 anni fa, quindi con delle strategie di massaggio e di stretching del perineo da insegnare alla donna per appunto mantenere l'elasticità dell'ingresso vaginale. E andiamo invece sul discorso del miglioramento estetico-funzionale, miglioramento del trofismo, della qualità dei tessuti e della riparazione dei danni grazie all'utilizzo dell'ossigenoterapia. Quindi l'ossigeno nel lichen perché? La patologia del lichen è caratterizzata da sintomi quali bruciore e prurito che possono affliggere la donna nella sua quotidianità. Questi sintomi possono poi portare a dispareunia, lesioni vulvari causate dal grattamento e dalla fragilità dei tessuti, quindi molte volte anche andare in bicicletta può causare spaccature, per esempio, della forchetta. L'associazione dell'ossigeno ad alta concentrazione d'acido ialuronico si è dimostrata avere efficacia terapeutica nel trattamento dell'atrofia vulvovaginale, condizione caratterizzata da atrofia della mucosa vaginale e che presenta aspetti sintomatologici sovrapposti al lichen. Quindi da qui anche l'idea, data questa sovrapposizione di sintomatologia e molte volte anche di età, l'idea di utilizzare l'ossigenoterapia nella patologia del lichen. Quindi dall'atrofia al lichen, questo appunto è lo studio primario sull'atrofia vulvovaginale. Proprio che si è, diciamo, l'obiettivo terapeutico era proprio quello di andare a lavorare sui sintomi dell'atrofia, quali appunto il bruciore, il prurito e anche la dispareunia. Come ho utilizzato in questa proposta di protocollo, in questo studio pilota, l'ossigenoterapia nel lichen, quindi un'ossigenoterapia vulvare, che come vedete è prevalente, quindi sono 10 minuti nella fase 1 di acido ialuronico e ossigenoterapia con l'aerografo, e poi successivamente 5 minuti di trattamento vaginale, perché comunque anche la vagina va poi a risentire di questo disagio vulvare, e anche a livello vaginale si osservano poi situazioni di secchezza, fastidi, eccetera. Quindi in questo studio pilota sono state prese in esame 25 donne con diagnosi di lichen, sono state sottoposte a una seduta settimanale con il dispositivo CARES FLO, che
prevedeva un trattamento di ossigenoterapia vulvare e vaginale. Abbiamo valutato il dolore, il prurito e il bruciore con una scala VAS da 0 a 10, analizzando i sintomi a T0 e a fine delle 5 sedute. E soprattutto l'altra questione che ci premeva molto valutare era la presenza di lesioni, che sono poi quelle che vanno a provocare il maggior fastidio nella quotidianità della donna. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un miglioramento qualitativo dei tessuti e grazie a questo le pazienti hanno riferito un miglioramento significativo di tutti gli indici analizzati, con un importante miglioramento, come vedete, del dolore. Ma comunque, come vedete, anche ottimi risultati rispetto a T0 del bruciore e del prurito. L'altro item molto importante era la valutazione delle lesioni, che come vedete abbiamo una scomparsa totale delle lesioni nell'arco delle 5 sedute, ovviamente che non si sono mai ripresentate nel mese e mezzo di trattamento. Quindi questa è una foto di una mia paziente, in realtà questa sono 2 sedute. Solo del prima e del dopo, quindi vedete come la pelle si è rimarginata, come si è ricreato questo strato di mucosa protettiva. Quindi ovviamente abbiamo detto che la patologia dell'ICA è una patologia autoimmune e assolutamente cronica, quindi il nostro obiettivo è anche quello di dare alla donna una strategia terapeutica a lungo termine. Quindi io ho pensato di mantenere una seduta al mese per almeno 3-4 mesi e poi lasciare la libertà alla donna di ritornare a fare la terapia al bisogno, anche perché sappiamo che è una patologia che ha delle pus, quindi per mesi o anche anni potrebbe non avere più nessun sintomo per poi ricomparire, soprattutto in momenti in cui il sistema immunitario è debilitato. E quindi in quel momento la paziente è addestrata e sa lei poi quando tornare per ripetere il ciclo di terapie. Il nostro obiettivo quindi rimane l'idratazione, l'addestramento all'uso di prodotti adatti, l'addestramento all'igiene, il massaggio dei genitali esterni, perché come dicevamo l'altra strategia terapeutica è quella di mantenere un'elasticità dei tessuti. Quindi il massaggio del perineo e dello stretching. Quindi per questo motivo che le mie pazienti le addestro anche con dispositivi nell'autonomia domiciliare per proseguire a casa anche la parte, diciamo, di elasticità e di stretching dei tessuti. Quindi grazie all'ossigeno abbiamo rinforzato e migliorato la qualità dei tessuti in modo tale che anche tutte queste operazioni domiciliari e anche abbastanza quotidiane, direi, riescano bene alla paziente. Grazie. Dunque, vediamo come faccio a interrompere. Ecco qua. Forse ho parlato un po' veloce, spero di essere stata chiara. Comunque, se avete domande, molto volentieri. Se vogliamo proseguire, poi dopo. Sì, io la relazione l'ho terminata. Abbiamo un leggero ritardo del dottor Condemi. Sì. Però intanto nel frattempo qualsiasi domanda è apprezzata e Sì, chiunque. posso rispondere molto volentieri. Sono Poddi da Brindisi, Renato Poddi da Brindisi. Sì, buonasera. Buonasera. Una cortesia, il suo lavoro scientifico, in Sì. come potremmo utilizzarlo? Perché io per esempio ho una paziente con un stadio avanzato di lichen che si è presentata a me dopo aver fatto un trattamento, cioè 5 trattamenti con laser terapia senza aver risolto i suoi problemi. Avendo saputo di questa mia iniziativa, perché io inizierò il primo trattamento dei caries nel mio progetto che sto facendo come medico
volontario lunedì prossimo. Una di queste pazienti ha il lichen. Sì. Come mi devo comportare con questo? Questa ha detto sono disperata. Io l'ho vista, è una situazione veramente tragica. Come se non avesse fatto niente con il laser, pur avendo fatto 5 trattamenti. Sì. E allora mi sto chiedendo come devo agire, come mi devo comportare, al di là del discorso dei 10 minuti della miscela vulvare, poi 5 minuti con la cannula in vagina, e poi per tutto il resto, quello che ci ha fatto vedere dei presidi che lei considera, sì, compreso poi la fisiochinesioterapia e compagnia bella. Per esempio, nella zona dove mi trovo io, devo andarmi a trovare una fisiochinesioterapista che voglia interessarsi di questa cosa per seguire questa poveretta, no? E devo sì, io avere in mano qualche cosa da poter dire, facciamo così. Sì, allora direi che diciamo che sì, no, la fisioterapia è assolutamente importante. È anche vero che a volte in queste pazienti basta la seduta di addestramento, perché poi, come dicevo, devono poi essere autonome, nel senso che non possono rivolgersi settimanalmente a neanche dalla fisioterapista a vita. Quindi diciamo che l'obiettivo principale è sicuramente quello di rinforzare i tessuti e di eliminare la sintomatologia quotidiana, e abbiamo visto che l'ossigeno, essendo un forte biorivitalizzante, un rigenerativo, dà molto sollievo ai sintomi, ma soprattutto migliora la qualità dei tessuti. Quindi già il primo step, darle sollievo a questa donna nella quotidianità dei sintomi, è molto importante. Poi il discorso della fisioterapia anche, nel senso che, come abbiamo visto, purtroppo, cioè, se c'è un'importante chiusura dell'ingresso vaginale, non è con la terapia fisica che si può risolvere. Prima vado a migliorare i tessuti e poi addestro la donna al massaggio, all'utilizzo di questi ausili. Ecco, quindi sicuramente potrebbe essere utile avere diciamo un contatto con qualche collega. Tra l'altro, io so che ci sono tantissime colleghe sul territorio italiano esperte nel lichen, quindi che comunque fanno questo lavoro praticamente manuale, no? Di elasticizzazione della vulva e comunque anche vaginale, della muscolatura dei tessuti. È ovvio che se io poi sotto le mani ho un tessuto rigenerato, forte, che ha già fatto un percorso rigenerativo, per esempio con ossigeno, è molto importante. Direi che diciamo che potrebbe anche imparare lei, ecco, ad addestrare poi la donna, magari giustamente ha già anche troppo da fare. Però sì, sicuramente, come infatti una delle prime slide, è proprio questo, cioè il lavoro in team in questa malattia, perché negli anni ho visto che è molto complessa. Quindi sì. E quindi per trovare il suo lavoro, come si deve fare? Allora, il suo lavoro scientifico. Il mio lavoro scientifico, allora sicuramente l'azienda potrà fargliela avere, perché comunque si sono poi occupati anche loro della pubblicazione. È stato pubblicato su Pelvi Perineiologia, dunque settembre 2021, quindi sicuramente anche online c'è, altrimenti le faremo avere direttamente lo studio, insomma. Va sì, bene. Siamo in corso di pubblicazione, sì, a livello di PubMed, quindi bisogna solamente aspettare tra la fine di dicembre e gennaio. Sì, però per ora c'è la pubblicazione su Pelvi Perineiologia. Io intanto inizio la terapia, vediamo come risponde. Sì, assolutamente. Tanto, anzi, cioè, sicuramente sollievo glielo dà. Sì, perché la mia esperienza, che come dicevo inizierà lunedì prossimo, e mi sto trovando con delle donne che hanno già fatto terapia laser, no? E per le quali poi mi vengono a dire: ma io, questa è l'ultima spiaggia, io voglio provare questo, perché certo, non ho combinato niente. Sì, innanzitutto, se non sbaglio, comunque il laser non ha l'indicazione terapeutica del lichen. Mi verrebbe anche da dire che forse questa donna è anche più fortunata così, che il laser non le abbia fatto nulla, perché in realtà io ho visto molti, molti più problemi all'opposto, cioè donne con lichen che hanno avuto gravi danni, cioè nel senso che essendo una,
diciamo, come avete visto dalle mie foto, delle mie pazienti, un'atrofia, diciamo, una fragilità dei tessuti talmente importante, probabilmente il laser è fin troppo. Sì. Posso intervenire? Ciao. Sì. Ciao. Non ho seguito la prima parte perché qua sta piovendo e ho avuto problemi con la macchina. Buonasera a tutti. Allora, no, il laser effettivamente viene utilizzato nel weekend. Ci sono 19 lavori che sono stati pubblicati ad oggi, in cui è stato dimostrato, secondo questi lavori, alcuni, l'utilità del laser. Se andate a leggere uno dei tanti articoli che viene messo, che viene pubblicato anche su PubMed, la cosa è molto molto, diciamo, discutibile, l'uso del laser sul lichen. Perché? Una cosa che stupisce subito è che per fare la terapia al laser è necessario fare un'anestesia locale. E questo già comporta un discomforto da parte della paziente. La maggior parte dei lavori comprende sempre una terapia cortisonica con il laser e, ultimo, in un review che è stato fatto per l'FDA, che è stato pubblicato 3 mesi fa ed è stato pubblicato all'interno di un libro, controindica, come giustamente diceva Elena, il laser nel lichen. Ma continuano a utilizzarlo perché è l'unica risorsa che c'è a livello fisico, cioè di macchinari fisici che possono utilizzare. Poi ci sono i laser al fotone, il laser questo, ma sono tutti con le stesse caratteristiche di cauterizzazione e di ricomposizione delle cose. Una cosa voglio precisare è: il lichen non è che lo risolviamo con laser, ma tantomeno lo risolviamo con col CareFlow, assolutamente. Come dice, sì, è stata la mia premessa, ovviamente. Elena giustamente ha detto una cosa che ho sentito adesso, fa parte di un percorso multidisciplinare in cui bisogna inserire il CareFlow, e secondo me è una di quelle situazioni in cui il CareFlow ha una carta in più rispetto a tutti gli altri sistemi, perché è indolore, è ripetibile e ha, diciamo, tutta una serie di caratteristiche che non sono quelli del laser. Una cosa aggiungerei anche diciamo, l'effetto benefico immediato, perché poi sappiamo che il laser ha dei postumi, quindi la paziente va via che dice: mi sento leggera, mi sento già fresca, non ho, non so, non mi, cioè, sicuramente non come sono arrivata, no? Una delle pubblicazioni che ho letto oggi dice sempre che per 4 giorni Esatto. dopo il laser non puoi mettere indumenti, non puoi andare in piscina. Non devi continuare ad utilizzare degli antidolorifici perché dà fastidio molto. Una cosa però voglio dire: sin dal primo momento in cui abbiamo utilizzato il CareFlow nel mio ambulatorio, una cosa che ci riferivano proprio quelli che avevano il lichen era quella di ridurre la frequenza del cortisone. E questo è uno degli obiettivi che tutte le terapie fisiche devono ottenere, quindi anche il CareFlow. Cioè, CareFlow non è la cura del lichen, è una componente della cura del lichen. Il lichen si cura con i cortisonici. CareFlow però fa in modo che questa situazione cronica a livello della paziente venga accettata in un modo diverso e che la sintomatologia possa essere attenuata e che la terapia possa essere, diciamo, dilazionata nel tempo, nel senso che invece di farlo ogni giorno lo puoi fare una volta a settimana. E una cosa è dire a una paziente: fai tutti i giorni il cortisone, una cosa è dire fallo una volta a settimana. Sei d'accordo, Elena? Esatto, sì, per poi andare sempre di più a scalare, come dicevamo, nella fase di mantenimento e poi lasciare,
la paziente libera di tornare quando gli si presentano i sintomi, di svezzarla anche eventualmente dal cortisone e di passare alla classica crema idratante che possiamo, che scegliamo, l'unguento, dicevamo, e, insomma, arrivare un po'. È tutto quello che c'è nella, sì. Però, come dico, adesso il Careflu ci dà un'arma in più per il lite. Sì, assolutamente. Ci sono altre domande o devo dire, a parte questa considerazione che ovviamente mi vede in accordo con i nostri esperti, ci sono altre domande o siamo in conclusione? Vi ricordo, se non ci sono altre domande, se non ci sono altre domande, posso chiedere di fare io ancora, sono sempre Poddi, ciao Leone, una, che non riguarda il lichen. La prima domanda è una signora di 49 anni con problemi di atrofia vulvo-vaginale seria e portatrice di IUD medicata per fibromialgia. Io ho detto che non c'è nessuna controindicazione, siete d'accordo? Ci sono dei problemi di interferenza, chi è che ha il microfono aperto? Io mi chiamo Reggiani, volevo fare una domanda. Un secondo, lasciamo fare la domanda all'altro dottore, però c'è del rumore di fondo. Ecco, adesso si è ridotto, perfetto. Allora rispondo a Renato, assolutamente no, non ci sono assolutamente controindicazioni a chi porta degli IUD, cioè dei presidi medici come la spirale, anzi. Non c'è una minor possibilità di infezione, eccetera. Quindi da quel punto di vista non è assolutamente controindicato. Perfetto. E la seconda domanda è questa, riguarda il problema del laser. Io ho visto una donna di 54 anni che è in menopausa da soli 4 anni, ma ha iniziato la menopausa con una secchezza vulvare ostinata, ha già fatto 3 applicazioni di laser, oggi siamo al 18° giorno dall'ultimo, dal terzo trattamento, fra qualche giorno dovrebbe iniziare il 4° trattamento, perché fa il trattamento ogni 20 giorni. Io l'ho visitata, buona, c'è una buona riepitelizzazione della mucosa vaginale, la vulva però presenta i segni dell'atrofia vulvo-vaginale come se non avesse fatto niente, come se non l'avesse toccata per niente il latte. La paziente è sfiduciata e continua ad avere dolore, bruciore e ogni tentativo di iniziare un rapporto sessuale è frustrato. Mi chiedo, anzi lei mi chiede, io vorrei non fare il 4° trattamento e iniziare subito il Careflu. Cosa devo rispondere? Assolutamente sì, ne ho avute molte di queste pazienti che hanno, intanto calcola che appena farai Careflu lei sentirà una differenza sostanziale tra il laser che comunque ha causato dolore eccetera, eccetera, che una cosa però bisogna avvertire la paziente che l'effetto non è immediato in questo, perché già avendo fatto una terapia con laser e quindi ha alterato i tessuti, può essere che la cosa non avvenga immediatamente, però vedrai che quando proverai il Careflu avrà una sensazione di piacevole che il laser non lo farà più. Quindi da quel punto di vista io sempre dico come farai tu, no? Nel senso provatelo almeno una volta, poi vedete quello che, se volete continuare potete continuare. Io su 300 pazienti 2 solamente sono tornati, non sono tornate, le altre sono tornate tutte, chi ha fatto il laser, chi non ha fatto il laser. Cioè, La terapia è così, diciamo, immediata, è così che dà una sensazione di benessere che viene subito percepita dalla donna. Grazie. Niente.
Lei è Reggiana. Sì, Reggiani, sono di Reggio Emilia. Saluto, saluto Elena, saluto professore, colgo l'occasione perché lo vedo, saluto anche il dottor Bebbi che conosco. Sto usando il Carrefour per l'atrofia e altre cose, per il liquido non mi è mai successo, anche perché con ostetrica le vedo eventualmente in un secondo tempo, non sono io che faccio diagnosi di questo in sostanza. Mi ha colpito in una slide che lei diceva devo dare addestramento all'igiene, un altro addestramento che se mi sfugge la terminologia, quella che era, prima di passare al massaggio vero e proprio, elasticizzazione, eccetera. Chiedevo se poteva esprimere un pochino meglio questi addestramenti, insomma. Grazie. Elena, sei in muto. Scusate, è vero. Allora vado, se volete ve la rimetto un attimo, è questa qui, dove praticamente dicevo... È saltata, vero, la connessione, la condivisione. No, la condivisione va bene. Elena. Ah, va bene? Perfetto. Non ti preoccupare. Quindi dicevo, quindi idratazione, quindi siamo fuori dal... Tu sai far partire da me, da questo lì. Siamo fuori dal discorso cortisone e diamo, come dicevamo, magari creme, oli, comunque queste sostanze. Questo è addestramento all'uso di prodotti adatti, che in realtà è proprio quello il discorso del... cioè di prodotti per la quotidianità, adesso ci sono tantissimi spray, tipo olio, la vitamina E, spray, insomma tutti questi prodotti, ci sono delle buonissime creme barriera, quindi addestrare la paziente anche nella quotidianità, al tipo di indumenti da utilizzare, eccetera. Addestramento all'igiene, questo nel senso più che altro di prodotti da utilizzare, non troppo aggressivi, eccetera. Poi parlavo del massaggio dei genitali esterni, perché comunque la parte esterna è sempre importante tenerla molto idratata, ma il massaggio stesso quotidiano fa un effetto biostimolante, no? Il toccare la pelle, quindi attiva la vascolarizzazione dei tessuti, il massaggio del perineo, quindi andiamo un po' più internamente, e lo stretching, cioè proprio cercare di tenere l'ingresso vaginale aperto. Questo era un po' il nostro obiettivo nel mantenimento. Se posso, avrei un'altra domanda. Nel caso di donne che facciano uso di cortisonici o similari, insomma, devono sospendere questa terapia mentre fanno il Carrefour oppure no? Allora, indicazione del medico, vi dico che nello studio che ho effettuato io non stavano facendo cortisone, ovviamente, perché non volevo risultati falsati, ecco, se magari mi correggete meglio voi, ma penso che l'utilizzo di cortisone, da quello che vedo le prescrizioni vostre, cioè non è a vita, quindi comunque c'è l'utilizzo nella fase attiva quotidiana e poi va a scalare, quindi è proprio anche, come diceva il dottor Condemi, sul discorso di dare delle alternative all'utilizzo del cortisone, perché non possiamo dare a queste ragazze, vi ho fatto vedere la foto di quella ragazza di 23 anni, cortisone a vita, anche perché comunque la sintomatologia poi può andare e venire e cambiare nei mesi. Quindi nello studio che ho fatto assolutamente non c'era la concomitanza di cortisone, poi se in quel momento la donna lo sta facendo per protocollo di terapia che ha dato il medico, sceglierete insieme al medico, secondo me. Di solito, scusa Elena, mi viene sempre pensare cosa dice il medico. Come dico, molte pazienti che vengono con l'Iken giovanile sono un pochettino diverse dai l'Iken, diciamo, degli anziani, che penso che lei ha più frequenza. E di solito il cortisone lo fanno. La cosa che l'obiettivo che deve uno avere è quello di dilazionare l'utilizzo del cortisone, cercando di ridurre la frequenza, anche il dosaggio, e queste donne sono deputate ad utilizzare a vita il cortisone. Il problema è che
il cortisone non viene utilizzato in modo adeguato, c'è una aderenza alla terapia non adeguata, quindi il Careflu può essere un'alternativa, ma sicuramente dopo uno deve valutare qual è il grado di lichen, quali sono le lesioni, tutta una serie di cose che possono indirizzare anche chi sta facendo la terapia sulla frequenza. Come dico, c'è una paziente che seguiamo da 2 anni con un lichen molto brutto, scleratrofico, era arrivata da noi con una, senza, a parte che era arrivata senza una diagnosi, vabbè, comunque ha iniziato il cortisone, poi abbiamo iniziato la terapia con il Careflu e la prima cosa che ha detto guardi dottore, la mia frequenza di cortisone è molto minore. Per 6 mesi non ha più fatto il Careflu e pensando che comunque col cortisone poteva andare avanti eccetera, e a 6 mesi ha ricominciato e la prima cosa mi ha detto: quando uno non fa la terapia non capisce bene qual è l'effetto, perché ti sembra tutto normale. Quando non fai la terapia capisci che quella terapia, cioè il Careflu, ti dava quel benessere, quella dilazione della terapia che ti fa stare bene, ti fa accettare anche una malattia così cronica e così brutta. Grazie mille. Ci sono altre domande? Dottoressa Pellizzari? Buonasera, sì, sono Sabina Pellizzari. Anzitutto, ciao Elena, è un piacere sempre sentirti, sei sempre molto brava e puntuale. Quindi grazie anche agli organizzatori perché è un argomento estremamente interessante. Io, grazie a Elena, ho iniziato a trattare le pazienti con Careflu con lichen e vi porto questa esperienza: paziente in menopausa con sindrome anche genitourinaria e con lichen, già trattato precedentemente con infiltrazioni intravaginali oltre che vulvari di acido ialuronico e diciamo farmaco antidolorifico fondamentalmente, che ha avuto una poussée, quindi una recidiva a distanza di un mese dall'ultimo trattamento, ha saputo che in studio avevamo questo strumento di ossigenoterapia e ha voluto provare quantomeno per avere un trattamento che fosse meno invasivo del precedente, meno fastidioso. Devo dirvi che dopo 3 sedute, le lesioni si sono modificate tantissimo, lei è molto contenta, il bruciore è estremamente ridotto, quindi stiamo andando verso come dire, una bonifica vulvare e direi una riduzione, remissione della sintomatologia. Quindi già questo è per me, che sono come dire alle prime armi con questo tipo di terapia, è veramente un ottimo risultato. Volevo però, visto che prima il dottore che ha fatto l'intervento parlava della sindrome genitourinaria in menopausa, dire, e credo che Elena confermerà questa mia affermazione, che in un contesto del genere questo tipo di trattamento, per quanto estremamente interessante e efficace, è comunque una parte di un trattamento riabilitativo multifattoriale che spazia appunto da tecniche di riabilitazione classica a terapia anche domiciliare fino a toccare tutta la parte di educazione del paziente che ci ha benissimo illustrato Elena poco fa. Grazie. Sì, sì, assolutamente fondamentale in queste malattie croniche soprattutto, sì. Quindi dovete trovarvi tutti nelle vicinanze, dato che immagino siate tutti medici delle colleghe fisioterapiste del pavimento pelvico che supportino poi anche a lungo termine queste terapie, queste pazienti, insomma. Vista l'ora, intervengo non per
fare un po' per fare un po' di ordine, non voglio farla forse il signorini visto l'altra sera, che quindi lo evitiamo, ma ci sono altre domande che possono essere interessanti. Poi teniamo presente che in qualsiasi momento potete scrivere a noi, Caresflo, alla dottoressa Bertozzi, al dottor Condemi, quindi per qualsiasi dubbio noi siamo sempre disponibili. Se non ci sono ulteriori domande, quindi vi lascio un attimo di tempo di pensare, vi ricordo che settimana prossima, giovedì della settimana prossima, parleremo del bruciore uretrale con la nostra dottoressa Veronesi. Quindi diciamo che ampliamo ovviamente il numero di patologie che noi riusciamo a trattare come Caresflo. Sono molto contento di ringraziarvi tutti per la partecipazione, anche perché siamo in un numero di persone non indifferente a questa call, quindi vi ringrazio tutti. Se non ci sono ulteriori domande, ringrazierei in ordine la dottoressa Bertozzi per tutto il lavoro fatto e il dottor Condemi per il supporto che è sempre costante a quello che è il nostro progetto. Grazie mille a voi per l'ascolto e grazie a tutti. Arrivederci. Buonasera. Ciao, buonasera. Grazie, buonasera.